La nostra storia inizia il 18 novembre 1850. Abbiamo visto nascere l'Italia. L'abbiamo vista crescere. Abbiamo raccolto il frutto del suo lavoro e lo abbiamo investito per farla diventare grande. Abbiamo visto crescere il buono che c'è in lei e l'abbiamo aiutata a rialzarsi. Sempre. Abbiamo fatto molta strada insieme, diventando giorno dopo giorno patrimonio di tutti. Patrimonio dell'Italia. L'Italia dei piccoli e grandi comuni, che con noi investono in scuole più moderne e sicure, infrastrutture più efficienti e in nuove forme di abitare. L'Italia delle imprese che con noi nascono, innovano, crescono e fanno grande l'Italia nel mondo. L'Italia delle eccellenze industriali e delle reti che le danno energia e la connettono al futuro. L'Italia che crede nello sviluppo sostenibile per i suoi territori e per quelli più lontani. L'Italia che investe nel suo domani, insieme a 27 milioni di risparmiatori, insieme a noi. Cassa Depositi e Prestiti. Investiamo nel domani da 170 anni. Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Cassa Depositi e Prestiti dedicata ai nuovi acceleratori per imprese e start-up. Ringraziamo i giornalisti e gli ospiti che sono collegati con noi in questo momento. Iniziamo, diamo subito la parola al presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini. Grazie, buongiorno a tutti. Un particolare saluto al ministro Patuanelli che è con noi oggi, ai giornalisti, come è stato richiamato, alle associazioni di categoria. Per Cassa essere qua oggi è un grande piacere, per il lancio degli acceleratori di CDP che rappresenta un tassello molto rilevante della complessiva attività che Cassa svolge a supporto del tessuto produttivo, dell'innovazione, della crescita e dell'innovazione. Il tema degli acceleratori è particolarmente rilevante ed importante e va a inquadrarsi nell'imponente sforzo che si sta facendo a supporto della crescita delle nuove imprese, e lo voglio sottolineare perché l'acceleratore svolge proprio quella particolare funzione nell'ambito della filiera del venture capital di aiutare la nascente impresa a dotarsi di quelle modalità operative, di quella mentalità che serve per cominciare a acquisire i primi ordini, per cominciare a togliere lo zero dal numero di fatturato, quindi per cominciare a muovere i suoi primi passi. E questo mindset, questa mentalità è particolarmente importante perché voglio ricordare che nel mondo delle già stabilite piccole imprese in Italia ci sono una serie di caratteristiche che ne hanno frenato la possibilità di sviluppo. Cito la difficoltà ad avere una pianificazione strategica adeguata, cito la difficoltà a accogliere nell'ambito della piccola impresa un livello di managerializzazione che sia all'altezza delle ambizioni che la piccola impresa si pone, i limiti a investimenti che ci sono in formazione, i limiti agli investimenti che possono essere fatti spesso nel campo della digitalizzazione, e infine
anche la capacità di presentarsi alla comunità degli investitori con una modalità di spiegazione di ciò che si vuole fare di rapportistica finanziaria, che è la base per poter accedere a una nuova fase di sviluppo. Nel mondo del venture capital gli acceleratori aiutano a fare tutto questo, sono come dei coach per le startup, e credo che avere e lavorare per un più articolato e più strutturato sistema di acceleratori in Italia sia una delle condizioni per permettere al Paese di muoversi su terreni sempre più consolidati nel mondo del venture capital, per arrivare a un livello di diffusione di nuova imprenditorialità che sia comparabile con quello che osserviamo nei nostri benchmark di riferimento, che sono altri grandi paesi europei, fra cui la Francia, il Regno Unito e la Germania, che sono da sempre i nostri benchmark e che, ahimè, da sempre sono sempre stati più avanti di noi in questo caso. Quindi per me è un grande piacere oggi introdurvi a questa conferenza stampa in un momento così delicato per il Paese, per l'emergenza Covid, e a risottolineare il ruolo che Cassa Depositi e Prestiti svolge a partire veramente dall'inizio dell'attività di una startup lungo tutta la vita e tutta la fase di crescita di un'azienda. Quindi ci auguriamo che questo sia un'iniziativa che aiuti a liberare ulteriore potenziale che sicuramente come Paese abbiamo, e un buon lavoro a tutti. Grazie. A te la parola, Marco. Bene, ringraziamo il Presidente Corno Tempini. A questo punto diamo la parola al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Ricordo nel frattempo i giornalisti in collegamento che possono prenotarsi per rivolgere le domande alla fine di questa conferenza stampa. Prego, Ministro. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il Presidente Corno Tempini e l'amministratore delegato Fabrizio Palermo per aver organizzato questo momento di confronto con la stampa, ma soprattutto di informazione di un ulteriore prodotto che è di servizio che Cassa mette a disposizione delle imprese. Quindi non soltanto prodotti tradizionali che abbiamo implementato anche assieme in questo periodo, quindi supporti finanziari in primis, penso a tutto il pacchetto che è stato presentato recentemente sulla ricapitalizzazione delle imprese, quindi gli interventi più tradizionali di Cassa, ma un tassello importante, come diceva il Presidente Corno Tempini, nel percorso che le imprese compiono dall'idea imprenditoriale alla realizzazione, alla prototipazione, alla startup, al mercato. In questo percorso c'è un elemento che è fondamentale. Noi parliamo spesso di necessità di intervenire con nuovi strumenti di formazione dei lavoratori. Credo che anche rispetto alla cultura manageriale vada fatto un ragionamento profondo di formazione, di reskilling delle competenze degli imprenditori. In un mondo che accelera sempre di più verso il digitale, verso i servizi digitali, è necessario anche che il nostro frastagliato mondo della microimpresa, della piccola e media impresa, riesca a seguire ciò che accade nelle trasformazioni profonde che stiamo vivendo, e il Covid in questo è stato certamente un acceleratore. E allora a fianco a strumenti che anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha implementato in questi anni, penso al Voucher Innovation Manager, una
diciamo, una proposta che ha avuto grande successo e riscontro negli imprenditori. Penso a tutto il pacchetto Smart and Start, quindi al fondo perduto per acquisire servizi forniti da incubatori, da acceleratori, da Innovation Hub, dai Business Angels. A fianco a questi prodotti si inserisce gli acceleratori e tutti i servizi messi a disposizione da Cassa. Credo che è il tema che dobbiamo affrontare con maggior concretezza. Molto spesso le tecnologie di frontiera hanno tempi di maturazione più rapidi di quanto ci sia la capacità di formare dal punto di vista professionale e manageriale i profili che utilizzeranno quelle nuove tecnologie. E quindi mettere a disposizione del sistema delle imprese nuovi servizi, nuove capacità di consulenza, riuscire a selezionare e a formare anche i manager interni alle grandi aziende, ecco, sono atteggiamenti e comportamenti che dobbiamo assolutamente implementare e che in qualche modo potranno consentire alle nostre imprese di scalare, di crescere attraverso l'innovazione, di confrontarsi col mercato globale e di essere competitive in un mercato che è sempre più sfidante. Dobbiamo recuperare punti di competitività persi negli ultimi 20 anni e soltanto accelerando nel processo di innovazione e di digitalizzazione delle imprese potremo raggiungere questo obiettivo. Quindi concludo qua ringraziando nuovamente Cassa per quello che sta facendo oggi e per il grande supporto al sistema paese che sta dando quotidianamente, in particolare da quando la pandemia ha sconvolto la quotidianità di tutti e soprattutto quella dei sistemi produttivi italiani. Cassa rappresenta in qualche modo la parte buona del sistema paese e per questo ringrazio per il lavoro fatto il presidente Goro Tempini e l'amministratore delegato Fabrizio Palermo. Bene, ringraziamo il ministro Patuanelli per questo intervento. A questo punto entriamo nel vivo della conferenza stampa, andiamo a scoprire cosa sono i nuovi acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti. Cedo la parola all'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo. Buongiorno, anzitutto grazie Ministro, grazie Presidente, credo che le parole di chi mi ha preceduto sono state chiare. La pandemia ha rappresentato un'accelerazione importante di un percorso che era in atto, perché dei trend che erano già in atto nell'economia sono visti accelerati in questa fase difficile del Paese e a livello mondiale. E qui abbiamo voluto cogliere in un certo senso questo spunto e far sì che l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti non fosse solo limitato alla sfera finanziaria. Cassa Depositi e Prestiti in un certo senso rappresenta un capitale dinamico e paziente, come l'acronimo della sua sigla, CDP. Però capitale significa non solo capitale finanziario, significa anche capitale umano. E per questo abbiamo voluto lanciare oggi questi due importanti acceleratori. Cassa ha un impegno importante sul mondo delle imprese, sul mondo delle start-up. Cassa Depositi e Prestiti ha un obiettivo che si è fissato col piano industriale di raggiungere 60.000 imprese nell'arco del triennio. Siamo e lo stiamo raggiungendo. Abbiamo mobilitato risorse finanziarie importanti, quasi 40 miliardi di risorse mobilitate dall'avvio del piano industriale, lavorando soprattutto anche sulle filiere industriali, dall'agroalimentare, la cantieristica, la manifattura, meccanica, la moda. Sono tutte filiere importanti, ma chiaramente il nostro intervento ha anche riguardato tutto il mondo dell'innovazione, delle start-up. Abbiamo lanciato a inizio anno questo importante fondo, il Fondo Nazionale Innovazione, di 1 miliardo, che già è operativo. Ha già lanciato 3 fondi, 140 milioni di investimenti realizzati, 240 start-up di fatto lanciate. L'obiettivo è lanciarne 1000 entro il 2022. Questa è l'offerta, diciamo, che stiamo attuando a livello di gruppo sul fronte delle risorse finanziarie. Ma come vi dicevo oggi, per noi è altrettanto importante la parte del capitale umano.
capitale umano che vogliamo con questi nuovi strumenti supportare, supportandolo sul fronte delle strategie, dello sviluppo manageriale, dell'innovazione e della trasformazione digitale. Questo deve consentire sia alle start-up che alle imprese un upgrade delle competenze aziendali, accelerando per cui il percorso di crescita e investendo nelle persone, con un programma in un certo senso a 360 gradi, con un approccio di sostegno a queste aziende. Ma vediamolo in dettaglio. Che significano? Significano due acceleratori, il primo più centrato sulla componente fisica, per cui in presenza all'interno delle aziende, e l'altro prettamente digitale. L'acceleratore imprese è studiato per affiancare le imprese italiane ad alto potenziale in questo percorso di crescita. Invece l'altro, quello sulle start-up che abbiamo chiamato Digital X Accelerator, è studiato per fornire alle start-up tutti gli strumenti per superare la prova del mercato. L'acceleratore imprese è focalizzato su aziende tra il 25 e 250 milioni di euro di fatturato e ha un obiettivo appunto di sostenere e accelerare la crescita, fornendo dei servizi di consulenza e di formazione a queste aziende. Servizi che abbiamo sviluppato in un modo articolato, facendo leva soprattutto su quella che è stata l'esperienza maturata all'interno di Officina Italia, che è questo nostro incubatore in cui raccogliamo circa 200 imprese. Grazie anche al loro aiuto abbiamo individuato circa 20 servizi professionali, 35 partner tra società di consulenza e business school, con l'obiettivo di fornire tutta una serie di servizi sostanzialmente su quattro assi. Il primo è un tema di consulenza strategica, il secondo selezione e formazione manageriale, il terzo la trasformazione digitale e infine tutta la parte tax and legal. Cosa significa? Significa aver dato l'accesso a delle aziende di quelle dimensioni, servizi professionali a costi predefiniti, cappati, con cui contribuiremo anche noi per aiutarli a beneficiare di supporto sul fronte della consulenza strategica, per cui come definire e implementare un piano industriale, come definire delle strategie di marketing, come definire dei piani di sviluppo commerciale e delle soluzioni organizzative necessarie per realizzarli. Lo stesso sull'altro asse che è la selezione e la formazione manageriale, perché crediamo che un'azienda per crescere e svilupparsi ha bisogno di accrescere le proprie competenze professionali al proprio interno. E qui questi servizi possono essere molto d'aiuto, aiutare a selezionare delle risorse chiave, selezionarle e farle inserire all'interno dell'azienda. Poi c'è il tema del digitale. Il tema del digitale ha un potenziale enorme. Le tecnologie digitali rappresentano un'opportunità enorme anche per aziende di quelle dimensioni e soprattutto per aziende di quelle dimensioni che rappresentano in un certo senso il tessuto dell'economia nazionale. Per questo gli può consentire di raggiungere maggiori livelli di produttività e soprattutto maggiori livelli anche di efficienza operativa, attraverso l'utilizzo di strumenti quali la business intelligence, il CRM, il digital marketing. E infine c'è tutta l'area del tax and legal, che è altrettanto importante, perché questo significa conoscere meglio temi anche quali la comunicazione finanziaria e ricevere supporto anche sui temi quali la certificazione e lo scouting di finanziamenti agevolati. Noi crediamo che questi assi possano lavorare tutti insieme per contribuire in modo fattivo a aiutare queste imprese nel loro percorso di crescita. Ma veniamo come si può accedere a questo programma. L'abbiamo strutturato in tre step molto semplici, attraverso il nostro sito, attraverso una richiesta di partecipazione, con un assessment fatto poi da specialisti di Cassa Depositi e Prestiti e poi può essere avviato il programma, con accesso a tutti i vari servizi personalizzati. Inoltre il programma, per completarlo, prevede anche occasioni di confronto per fare sistema con altre aziende simili e che stanno affrontando problematiche simili, eventi di networking e di business matching. Un programma per cui veramente a 360 gradi che punta a accompagnare le aziende italiane di medie dimensioni verso questo percorso di crescita. Passando invece al tema dell'acceleratore sulle start-up. Il Digital X Accelerator è rivolto a start-up, a aspiranti imprenditori e studenti consente l'accesso a corsi interamente gratuiti, oltre 120 corsi di formazione online
che mettiamo a disposizione per consentire allo spirito innovativo italiano di esprimersi al meglio, di consentire aspiranti start-up e studenti che vogliono avvicinarsi al tema di innovazione, capire come dalla semplice idea si può arrivare veramente a un'iniziativa concreta, a una start-up, a qualcosa che un domani, crescendo, può diventare una vera azienda. E l'abbiamo anche qui strutturato su tre assi. Ideazione, che significa imparare a trasformare un'idea in un business capace di attrarre i primi clienti, ovvero veramente far partire la startup. Una seconda fase altrettanto importante, che è la crescita, per consentire a queste aziende di assumere una dimensione per competere e espandersi sul mercato. E infine la terza fase, che è quella del consolidamento, per compiere un salto dimensionale e crescere a livello internazionale. Ogni singola fase consentirà poi di accedere a un certificato di accelerazione che consente appunto di attestare gli obiettivi raggiunti anche in termini di formazione. Anche qui per cui un programma completo, un programma che è un acceleratore digitale che si affianca alla strategia poi degli acceleratori fisici che sta lanciando il Fondo Nazionale Innovazione in tutta Italia, che sono acceleratori tematici, alcuni sono già in fase avanzata e prossimi al lancio, sto parlando del mondo dell'automotive, della salute, della cyber security. Questi saranno acceleratori in cui le start-up potranno andare e appunto trasformarsi in vere realtà. L'obiettivo è di raggiungere circa 200 startup anno, per cui conseguire l'obiettivo delle 1000 entro il 2022, e crediamo che questa piattaforma digitale combinata con l'aspetto fisico possa veramente rappresentare un aiuto nuovo, valido, a far sì che questo paese, che ha dato i natali a tante innovazioni, dia i natali a ulteriori innovazioni per il futuro. Credo che questi acceleratori rappresentino un passo ulteriore che vogliamo fare come gruppo nel sostenere il mondo delle imprese, anche in questo difficile momento, perché crediamo che sia necessario non solo, come abbiamo fatto sempre, investendo sulle risorse di capitale finanziario, ma sia altrettanto importante investire sulle persone, sul capitale umano. E questi sono esempi concreti su cui vogliamo accompagnare le aziende anche in questa difficile fase per consentirgli di meglio affrontare la sfida e le sfide che ci attenderanno nei prossimi anni. Grazie. Bene, a questo punto apriamo la nostra sala stampa virtuale. I giornalisti che si sono prenotati a breve potranno rivolgere le domande all'amministratore delegato Fabrizio Palermo. Cedo la parola al collega Alessandro Zerboni. Grazie Marco, grazie a tutti i colleghi giornalisti che sono in collegamento. Siete più di 40 e quindi cercheremo di andare abbastanza velocemente per raccogliere quanti più contributi possibili. Stiamo raccogliendo in ordine di prenotazione, quindi vi invito sempre a prenotarvi alzando la mano che trovate, la mano virtuale che trovate nel menu della piattaforma, ma inizierei subito con il primo blocco di tre domande, partendo con Chiara Munafò di ANSA, seguita da Giulia Prosperetti di Teleborsa e Michele Chicco di Asca News. A te Chiara. Eccomi, grazie. Io volevo capire un attimo di quali numeri stavamo parlando, cioè qual era la platea di riferimento per questi nuovi acceleratori e chi erano i vostri partner in questo progetto.
Allora, innanzitutto grazie. La piattaforma di acceleratori si rivolge sostanzialmente a tutti i clienti di Cassa Depositi e Prestiti, per cui sostanzialmente è un panorama molto ampio di imprese in tutti i settori. L'obiettivo è chiaramente partiremo da un gruppo inizialmente più ristretto per poi allargare progressivamente. I partner sono veramente molti, appunto non mi vorrei soffermare sui singoli nomi, stiamo parlando di 35 partner, tutte primarie società di consulenza, di selezione del personale, di formazione. Abbiamo scelto veramente, credo, i migliori sul mercato. L'obiettivo è dare un range ampio di servizi, consentendo alle aziende appunto di poter scegliere e di poter, avendo noi al loro fianco in questo percorso di crescita e di accelerazione. Grazie mille. Passiamo alla domanda di Giulia Prosperetti di Teleborsa. Eccoci, mi sentite? Sì, Giulia. Eccoci. Allora, io volevo sapere appunto come nasce la decisione appunto di affiancare il mondo produttivo non solo dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista strategico. E poi vorrei sapere in questo periodo particolare quali sono gli obiettivi che vi ponete con questo progetto. Ma il motivo per cui lanciamo questi acceleratori è perché è esattamente quello che facciamo con le aziende nostre del gruppo. Cioè li affianchiamo e abbiamo visto che questo lavoro serve, è molto utile, soprattutto su aziende di più piccole dimensioni, perché spesso queste professionalità non ci sono e dall'altro c'è, per motivi di attenzione probabilmente alla produzione, non c'è una sufficiente attenzione a curare questi aspetti, non è che non ci sia volontà. Per cui riteniamo che percorsi di affiancamento possano essere molto utili nel supportare gli imprenditori o il gruppo manageriale all'occorrenza per fare veramente un upgrading. E le esperienze che abbiamo avuto in questi anni all'interno del gruppo hanno dimostrato che funziona. Bene, grazie. Passiamo alla domanda successiva di Michele Chicco dell'agenzia Asca News. Michele, se sei collegato, apri il microfono. Mi sentite? Sì. Allora, dottor Palermo, per le start-up ha detto che l'acceleratore potrà, diciamo, affiancare 200 start-up all'anno. Volevo capire se si trattasse di start-up, aziende in fase seed o scale-up, cioè start-up, tra virgolette, più mature, pronte per il salto. E poi invece per l'acceleratore sulle imprese volevo capire quante potessero essere effettivamente affiancate ogni anno. Ci ha dato il numero per le start-up, non ce l'ha dato per le imprese. Grazie. Sì, allora, in realtà su entrambi l'obiettivo dei 200 è complessivamente riguarda anche l'acceleratore misto fisico, perché parlando anzitutto delle start-up, sulle start-up noi stiamo facendo un lavoro sia digitale che un lavoro fisico. Gli acceleratori fisici stanno partendo e sono sostanzialmente acceleratori focalizzati per settori e investono sostenendo aziende in varie fasi di sviluppo, per cui sia seed, pre-seed, scale up e quant'altro, e puntano a accelerarli. A fianco di questo abbiamo creato questo acceleratore digitale che sostanzialmente ha una capacità, è aperto, per cui ha una capacità illimitata sostanzialmente di accesso a corsi e quant'altro, perché chiaramente è stato costruito anche con intelligenza artificiale e quant'altro. Passando al mondo dell'acceleratore invece sulle imprese, qui essendo un lavoro che ha una componente fisica, perché il consulente e i partner andranno proprio anche fisicamente nell'azienda, per cui c'è una componente non solo digitale ma anche molto fisica, è chiaro che partiremo con numeri molto più piccoli con l'obiettivo progressivamente di crescere. Perché partiamo con numeri piccoli? Perché è chiaro che c'è un percorso di apprendimento da un lato anche dal mondo delle imprese nei nostri confronti su come ottimizzare l'utilizzo di questi consulenti e come utilizzare anche al meglio le competenze di Cassa Depositi e Prestiti. Questa esperienza che noi mettiamo al servizio, come dicevo prima, l'abbiamo maturata già negli ultimi anni lavorando con le aziende nostre del gruppo.
Benissimo, allora un altro blocco di domande, si prepara Alessandro Banfo di La Press, seguito da Yanina Landau di Class CNBC e da Jessica Castagliuolo di Affari Italiani. Prego Alessandro. Salve a tutti, io volevo fare una domanda, se possibile, al ministro Patuanelli riguardante il super bonus. In primis, se appunto si sa già qualcosa in più in dettaglio sulla possibile proroga dopo il 2021 e se il ministro non pensa che la nuova ondata di contagi per il Covid possa scoraggiare gli investimenti delle imprese italiane. Allora, non so se il ministro sia collegato, mi risulta che ci abbia dovuto lasciare perché aveva un impegno urgente e quindi gliela formuleremo tramite il suo ufficio stampa, così come direi che andando via via avanti, non potendo raccogliere tutte le domande, saremo poi a vostra disposizione subito dopo, ma abbiamo tempo e abbiamo voglia di ascoltare la domanda di Yanina Landau di Class CNBC. Quindi apriamo Yanina. Sì, eccomi, allora... buongiorno. La mia domanda è, ieri è stata illustrata la nuova manovra del governo, secondo lei questa può ridare fiato alle imprese e come si inserisce in questo contesto l'acceleratore che avete presentato? E poi dal suo punto di vista, quale sarà l'impatto di questa seconda ondata di epidemia sulla nostra economia che si dice in ripresa? La domanda era per me o per il ministro? No, per lei, visto che il ministro non c'è, ne avevo altre per il ministro. Allora, per quanto riguarda, io rispondo per Cassa Depositi e Prestiti, per quanto riguarda il governo non mi sembra opportuno. Per quanto riguarda Cassa Depositi e Prestiti, ritengo che questi acceleratori siano un passaggio importante, soprattutto perché è chiaro che investire sul capitale umano, soprattutto in questo momento in cui è chiaro che c'è un tema anche di smart working importante, da un lato consente effettivamente di rendere questo possibile, no? Per cui averlo strutturato con corsi, da un lato in un caso totalmente online e nell'altro misto, che avranno una presenza fisica, una componente online, credo che sia un investimento importante da fare proprio in questo momento a supporto delle aziende. Per cui crediamo che questo sia un valido aiuto a sostenere anche l'economia e a prepararla a una ripartenza sempre più forte possibilmente. Per quanto riguarda il lockdown, è chiaro che siamo tutti preoccupati, il tema della pandemia sta impattando l'economia, è evidente, non solo in Italia ma a livello mondiale. Credo che quello che stiamo cercando di fare come istituzione è comunque mettere in campo continuamente strumenti a supporto delle imprese per consentire di investire in questa fase difficile. Stiamo lavorando, come noto, anche col governo sul lancio a breve del patrimonio rilancio, che è un ulteriore strumento finanziario quello a supporto delle aziende. Però credo che sia importante il fatto non solo di investire su strumenti finanziari, ma investire anche appunto sul capitale umano, come oggi abbiamo descritto, perché altrettanto sono importanti. L'uno senza l'altro non funzionano. Grazie a Fabrizio Palermo. Subito con la prossima domanda, Jessica Castagliuolo, Affari Italiani. Sì, salve. Allora, mi sentite? Sì. Bene. Allora, io avrei una domanda, diciamo più nel dettaglio sui programmi di formazione. Quindi lei ha messo effettivamente in evidenza che c'è la necessità di impiegare più risorse su un sistema di formazione più moderno. Ecco, potrebbe scendere più nel dettaglio in quali sono più o meno i percorsi e quali sono più o meno le linee di questi percorsi di formazione che appunto dedicherete alle imprese? Il tema della formazione manageriale è molto ampio e su questo abbiamo, per questo diciamo, il numero di corsi è anche significativo. La formazione manageriale per noi quel tema lo apriamo in due. Uno è la selezione delle persone, perché spesso c'è un tema nelle aziende di individuare una corretta struttura organizzativa, individuare quali risorse mancano e conseguentemente individuare dei profili e delle persone in grado di ricoprire quei ruoli. E questo già
fare questo svolge un compito fondamentale a supporto della crescita delle aziende. L'altro aspetto è la formazione manageriale vera e propria, cioè lavorando su manager esistenti già all'interno delle aziende. E questo va da chiaramente corsi che riguardano la definizione delle strategie, corsi che riguardano l'aspetto dei marketing, corsi che riguardano l'aspetto della gestione dei processi, per cui tutti i temi molto operativi dell'azienda e che chiaramente devono essere calati nella realtà della singola azienda. Per questo l'aspetto anche in un certo senso innovativo è che non sono corsi standard, sono corsi che andranno a essere personalizzati sulla singola azienda. Da qui l'esigenza di un affiancamento anche importante nostro, perché crediamo che ci sia un valore aggiunto nell'affiancare persone nostre che hanno seguito percorsi analoghi all'interno di aziende, a supporto di aziende del gruppo. Grazie. Passiamo subito alla prossima domanda. Si è prenotato Maurizio Tropeano del quotidiano La Stampa. Sì, buongiorno, non mi vede anche in video perché abbiamo gli strumenti un po' arretrati a proposito di innovazione. La mia domanda è un po' generale, parte anche dalle affermazioni del ministro Patuanelli sul fatto che il ruolo di Cassa Depositi in questa fase di ripartenza. Nelle scorse settimane anche dentro Cassa Depositi c'è stato chi, come un vicepresidente Paganetto, ha messo, come dire, in crisi gli investimenti e le scelte che avete fatto. Che cosa potete rispondere in merito? Cassa Depositi e Prestiti è un'istituzione che in 170 anni ha vissuto tanti momenti difficili del paese e se uno ne legge la storia si è sempre contraddistinta da un ruolo importante a sostegno del paese e credo che questo sia uno di quei momenti per cui credo che sia opportuno non esimersi da quel ruolo e credo che insomma la storia passata ha sempre testimoniato che l'aver svolto quel ruolo è stato di grande aiuto al nostro paese. Grazie. Adesso passiamo alla prossima domanda al collega Dell'Agi, non so se è collegato. Se non ci fosse Rocciola, Arcangelo, non so se riesci a sentirci. Allora, nel frattempo, poi lo recuperiamo magari più tardi, si è prenotata Simona Temperini di ADN Cronos. Vediamo se riusciamo a recuperare anche Simona. E se non c'è Simona, c'è, spero, perlomeno, Gerardo Graziola di Radiocorp. Non so se mi sentite, se riusciamo anche a prendere qualche altra domanda via chat. Chiedo anche a Camilla Conti se vuole intervenire, Camilla Conti del giornale. Vedo il video, ma... Mi sentite? Ecco, mi Camilla, sentite? Intanto non so più del giornale, ma sono alla Verità adesso. Ah, scusami, per cui, perdonami. Nel frattempo, da qualche mese, sono passata alla Verità. Mea culpa. No, ci mancherebbe, un aggiornamento. No, mi sarebbe piaciuto fare qualche domanda anche al ministro, ma non c'è più. Chiaramente ci sono delle domande che io vorrei fare, ma vanno un po' oltre al tema della giornata. Avrei fatto volentieri una domanda su Atlante e su Autostrade, ma tanto lo so che il dottor Palermo non mi risponde volentieri. Detto questo, no, la domanda che avrei fatto io è un po' quella che ha fatto la collega prima, cioè la reazione alla manovra, capire appunto, secondo il dottor Palermo, cosa ci aspetta nei prossimi mesi, perché il ministro Gualtieri continua a parlare di rimbalzo, continua a parlare di ripresa. Io sono a Milano, qua in Lombardia, come sapete, sta per scattare giovedì, chiamiamolo coprifuoco, chiamiamolo come vogliamo, però per le attività produttive è un problema serio, soprattutto per le attività come i ristoranti, bar, eccetera. Vediamo anche cosa succede sulle palestre. Volevo più che altro avere un po' il sentiment di Cassa Depositi e Prestiti per la fine di questo 2020. Grazie.
Grazie Camilla. Grazie, come ho detto prima, non compete certo a Cassa Depositi e Prestiti, tantomeno a me, commentare su quegli aspetti. Tuttavia credo che il tema è che noi siamo impegnati nel sostenere l'economia il più possibile. Tendenzialmente siamo ottimisti, è chiaro che la situazione, come evidente, non è facile. Tuttavia continuiamo a sostenere sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista anche di iniziative come quella che abbiamo lanciato oggi, il tessuto imprenditoriale e anche il mondo delle infrastrutture, perché i progetti che abbiamo lanciato anche nelle settimane scorse con le importanti operazioni che abbiamo chiuso, parlo sia dell'operazione sia Nexi che dell'operazione su Borsa Italiana, che ci hanno visti a fianco di Banca Intesa nell'investire e nel sostenere questi importanti progetti, sono degli interventi concreti a sostegno delle direttrici di sviluppo dell'economia, perché da un lato il tema dei pagamenti digitali è sempre più cruciale e dall'altro chiaramente il tema delle borse finanziarie e di un posizionamento importante dell'Italia su questi due temi credo che siano fattori importanti di sostegno allo sviluppo in futuro. Molto bene, grazie. Allora recuperiamo la domanda di Arcangelo Rociola che ci scrive e ci chiede se CDP si sia ispirata a qualche modello di acceleratore d'impresa noto a livello internazionale e se sì a quale. Ma per quanto riguarda gli acceleratori, diciamo in generale sulle start-up, è un tema noto e su questo è chiaro che è giusto e corretto anche guardare a quello che viene fatto fuori dall'Italia, perché secondo me è opportuno sempre studiare altri modelli di riferimento. Per quanto riguarda invece l'aspetto sull'acceleratore delle imprese, abbiamo lavorato e stiamo lavorando ispirandoci anche a iniziative analoghe che sono state fatte similari in altri paesi, in particolare anche in Francia, su cui stanno riscontrando un buon grado di successo e crediamo che questo, appunto, portare questi modelli di sviluppo anche in Italia sia importante per consentire alle aziende italiane di avere le stesse condizioni di accesso di competitività al pari di altre aziende europee. Bene, grazie. Adesso io non ho più prenotazioni, quindi chiedo colleghi giornalisti se hanno particolari ulteriori domande, magari anche sempre ricordandovi di alzare e prenotarvi come vedete sul menu a tendina della piattaforma. Nel frattempo abbiamo recuperato un'altra domanda sempre per Fabrizio Palermo sulle operazioni appena concluse di Borsa Italiana e di SIA Nexi, se si possono fare sinergie anche con questa nuova proposta degli acceleratori, ossia se e quanto gli acceleratori diventino sistemici anche alla partecipazione e all'ingresso nelle due società che sono state recentemente oggetto di un avanzamento di cassa. Ma io credo che tutte queste iniziative che stiamo lanciando a sostegno delle imprese siano funzionali a creare un tessuto imprenditoriale e industriale più forte, un tessuto in grado di competere meglio a livello internazionale e che pertanto abbia anche maggiori capacità di accedere alle risorse finanziarie sui mercati internazionali. L'operazione su borsa punta a avere una centralità dell'Italia sulle piattaforme sia diciamo finanziarie, sulle borse europee, ma soprattutto anche su piattaforme di trading e piattaforme di accesso ai mercati internazionali. E questo è fondamentale per aziende come le PMI italiane, PMI che appunto beneficeranno anche di questi acceleratori. Per cui in un certo senso, ripeto, la filosofia che abbiamo nel gruppo è di investire non solo sul capitale finanziario ma anche sul capitale umano. E proprio la sinergia di questi due aspetti trova, credo, si coniuga perfettamente anche nell'accesso poi sulla borsa, perché la borsa in un certo senso è l'apertura del capitale di queste aziende al mercato, che è una testimonianza della validità di combinare capitale economico con capitale umano.
Bene, c'è credo un'ultima domanda, mi sembra di vedere una richiesta da parte di Vicenza Più. Allora prego il collega se si vuole mostrare. Intanto ricordo a tutti che per tutte le altre domande il team di Media Relation è a vostra disposizione, quindi se io non vedo più ulteriori richieste possiamo considerare questa come l'ultima domanda. Vicenza Più, se possiamo, eccolo qua. Sì, buongiorno, io volevo chiedere se sono e in che modo sono coinvolte province e regioni per facilitare questi acceleratori. Un'ottima domanda, sappiamo quanto sia importante per Cassa Depositi e Prestiti il territorio. Sì, gli acceleratori sono aperti a tutto il tessuto nazionale, per cui non c'è una segmentazione geografica. È chiaro che appunto l'apertura sia di quello per le imprese che quello sulle start-up è aperto a tutte le imprese presenti sul territorio nazionale. Questo credo che sia un valore aggiunto, anche perché crediamo molto anche nella crescita professionale diffusa anche in territori appunto che magari in passato hanno beneficiato meno di queste iniziative. Benissimo, ringrazio l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo, ringrazio tutti i colleghi, davvero grazie per la vostra partecipazione. Come detto, siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. Ripasso la linea alla Sala Italia e a Marco Battaglia. Buona serata. Grazie, di nuovo arrivederci.